Ciao ragazze, eccoci qua un altro video per imparare un modello di sciarpa fatto a maglia, però solo con le mani. Non ci serve né uncinetto, neanche i ferri, niente di niente, solo le mani a nostra disposizione. Per questo abbiamo bisogno dell'anna più grossa che trovate, non so, anche può essere anche più grossa di questo. A me mi piace già questo perché non è né troppo grosso né troppo sottile. È tanto morbidoso perché una sciarpa deve essere anche bella morbida. Io mi sono presa due gomitoli, giusto visto che lo faccio grandissima, lunga, e avrà intorno a 56 metri questo gomitolo, quindi dovete regolarvi voi. Se la lana è più grossa, magari risulterebbe più meno metri. Se la lana è più sottile, più metri. Però l'effetto più bello è quando la lana è abbastanza grossetta. Allora, per iniziare, si deve lasciare un po' di filo, circa 1,5 m, 2 m di filo da una parte. Si inizia in questo modo. Si prende tutti e due i fili, il filo del gomitolo e il filo nostro lasciato da parte. Con la mano sinistra si intreccia proprio, si fa così, un seminodo, diciamo, senza nodo. Giriamo solo il nostro lavoro e lo mettiamo qua sulla mano destra. Vedete, se è solo un intreccio, ecco qua. Dopodiché andiamo a tenere questo intreccio in giù e qua sulla dita. Questo qua è il pollice, andiamo a prendere il filo del gomitolo, così. Non so se lo osservate, tenendo con le altre tre dita il filo del gomitolo, fermandolo qua. Con l'altro, l'indice, dobbiamo tenere così il filo, praticamente lavorando come i ferri quando si mettono i punti sul ferro. Quindi si prende il filo dal dito che va dal gomitolo, si prende e l'altro filo dall'indice si prende e si passa dal filo che è dal pollice, si tira e si mette sulla mano. È lo stesso lavoro che voi fate a ferri quando mettete i punti. Se lo mettete anche in questo modo, solo che invece dei ferri usiamo le mani. Un'altra volta, sempre i fili che si trovano così, praticamente questo è il filo che ho lasciato fuori. Questo è il mio filo del gomitolo. Quindi, esattamente come si trovano posizionati, vado a inserire così le dita, tenendo già tutti e due i fili qua con tre dita. E non faccio niente altro che abbassare la mano destra, così mi si forma il mio X. Si passa sempre, si prende il dito qua all'esterno dal pollice, il filo che è dall'indice si tira fuori e abbiamo il nostro occhio, la nostra maglia. E si ripete così fino a quando si finisce il filo. Un'altra volta, da qua il filo del gomitolo, il filo che abbiamo lasciato libero da una parte, prendo via così, stringo tutti e due i fili qua con le tre dita, sbasso la mano destra, prendo il filo esterno dal pollice e prendo l'altro filo dall'indice passandolo in mezzo ai fili del pollice. Prendo e l'altra maglia si è formata. Osservate come si forma anche qua, esattamente come le maglie sui ferri. Si continua così. All'inizio magari sarà più difficile, dopo è molto facile. Bisogna tirare anche abbastanza bene perché dopo si allargano da un punto all'altro. Vi dico che questa sciarpa l'ho
avrete finito, non so, 20 minuti, una mezz'oretta, se avete la vostra sciarpa. Ecco qua. È facilissimo. Sempre il mio filo che resta sulla parte destra, il mio filo del gomitolo che lo tenete come volete. Vi faccio così il filo del gomitolo e il filo che mi è rimasto da parte. Prendo così, sbasso la mano destra, prendo il filo esterno dal pollice, ripasso il filo dell'indice dentro i fili del pollice e ho la mia maglia. Si tira bene da tutti e due i fili. Si prende il filo esterno dal pollice, si passa il filo dell'indice all'interno e si forma la nostra maglia. Ecco qua. Questi punti sarà la larghezza della nostra sciarpa. Fate attenzione quando avete finito il filo di tenere bene insieme. Quando stringete, ecco qua, questo è un filo che mi è rimasto da quei 2 metri e qua è il filo del gomitolo. Si presenta così il lavoro. Allora, io ho una maglia, 2 maglie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 maglie da circa 1,80 m di filo. Si procede in questo modo. Si tiene con la mano destra il filo, si passa, si prende la prima maglia, si passa, attenzione al filo che avete lasciato, tenete a bada. Ecco qua il filo. Si passa la maglia che avete tenuto in mano. Ecco qua. E si mette sulla mano sinistra. Ovviamente chiudendo bene. Così. Ritroverete tipo una catena. Di nuovo si prende il filo del gomitolo con la mano destra, si prende l'altra maglia, si tiene il filo, si passa tenendo sempre il filo, si forma un'altra maglia, liberiamo l'altra maglia che abbiamo avuto sulla destra e mi riprendo la mia maglia nuova, stringendo così i 2 fili. Si continua così, sempre tenendo il filo in mano destra. Si prende la maglia, si tira, si ripassa il filo dentro e si mette sulla mano sinistra. Si stringe, si tiene in mano destra il filo del gomitolo, la maglia che avevamo sulla mano destra si allarga. Si prende il filo, si passa dentro la maglia e si mette la maglia sulla mano sinistra. Si stringe sempre il punto. E adesso un'altra maglia, sempre così fino alla fine. È come sui ferri, solo che lavoriamo con le mani. Si tiene sempre il filo in mano destra,
si allarga la maglia, si ripassa tutto il pugno, tutta la mano destra, si prende la maglia nuova e si mette sulla mano sinistra. Si riprende il filo nella mano destra, si allarga la maglia, si ripassa la mano con il filo dentro la maglia, si libera la maglia e si riprende la maglia nuova. E via così fino a quando finiamo tutte le nostre maglie dalla nostra mano destra. Tenete bene il filo nella mano e lo mettete sulla mano sinistra. È solo un spostamento dei fili, come succede nella maglia con i ferri. Tengo sempre il filo del gomitolo e lo ripasso qua sulla mano sinistra. E l'ultima maglia, ecco qua. Ecco qua, arrivati a tutte le maglie spostate sulla mano sinistra, si ripete la stessa procedura spostando dopo le maglie sulla nostra mano destra. Quindi si riprende il filo nella mano sinistra, si tiene bene chiusa, si allarga la maglia, si tiene il filo e si rimette sopra la mano destra. Si stringe la nostra maglia, si ritiene nella mano sinistra, lo teniamo. Allarghiamo la nostra maglia, passiamola e abbiamo la nostra maglia nuova. E via così, tenendo il filo in mano sinistra, passando la maglia sopra la mano, abbiamo il filo dal gomitolo e lo passiamo sulla mano destra. Stringiamo bene i fili, ripassiamo il filo nella mano sinistra, teniamo e mettiamo la maglia nuova, teniamo il filo in mano sinistra, allarghiamo la maglia, passiamo sopra, tiriamo il filo del gomitolo per metterlo sulla mano destra. Osservate che si fanno le nostre maglie. E via così fino a quando finiamo le nostre maglie. È lo stesso lavoro come quello del lavoro ai ferri, solo che invece dei ferri usiamo le nostre mani. Così abbiamo anche i punti molto grandi e abbiamo un effetto diverso dalla nostra sciarpa. Si stringono bene i nodi sempre, perché comunque quando li allarghiamo si allargano da uno all'altro. Ecco qua le nostre due righe. Facciamo nient'altro che ripetere il lavoro spostando tutte, vedete come si formano i nostri nodini, tutte le nostre maglie dalla mano destra spostandoli sulla mano sinistra. Abbiamo i fili sulla mano destra, quindi il filo resta nella mia mano destra. Tiro il filo, la maglia e rimetto la maglia nuova sulla mano sinistra.
stringendo sempre bene i punti. Prendo il filo sulla mano destra, allargo la maglia e metto la maglia nuova. Riprendo, metto la maglia nuova e stringo bene i punti. Riprendo il filo, maglia nuova. Riprendo il filo, tutti i punti abbastanza stretti, ovviamente non da farvi male, però sono fissi bene sulla mano, come potete osservare che da me passa difficilmente il dito, però ovviamente non mi fa male. Ecco qua. Le maglie non vengono né aggiunte e neanche diminuite. Avremo sempre le stesse maglie e lo stesso numero di maglie che abbiamo avuto all'inizio. Ecco qua. Osservate che in fretta che si fa la nostra sciarpa, così abbiamo le nostre catenelle che alla fine darà un bel effetto. Allora, essendo il filo, tutte le maglie sulla mano sinistra, il filo mi resta sulla mano sinistra. Solo quando stringo passo sulla destra, che così mi stringo bene il punto. Allora, ripasso, tengo e metto, tengo il filo, allargo la maglia e rimetto il filo, prendo il filo, lo tengo bene, ecco qua, non è difficile. È molto facile. Ed è anche divertente, perché non devi stare qua a contare o a stare attenta, perché è sempre lo stesso movimento per entrambe le mani. Sempre bene chiusi i punti, perché così restano anche tutti uguali. Ecco qua, un'altra riga formata. Vi ricordate quanti punti avevamo all'inizio? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi, come dicevo prima, i punti non si diminuiscono e neanche non si aggiungono. Lo stesso lavoro si ripete fino a quando finiamo la nostra lana. Si procede così il lavoro fino a quando si arriva a circa un metro e mezzo, due metri di filo che resta dal gomitolo, come abbiamo iniziato con un metro e mezzo, due metri di filo. Abbiamo iniziato il lavoro, così per finire il lavoro bisogna lasciare un metro e mezzo, due metri, dipende da quanti avete lasciato voi. Ecco, arrivati alla fine del lavoro, avendo quel nostro mezzo metro di filo, cioè un metro e mezzo, due metri di filo, si procede così.
si tiene la maglia sempre avendo i fili sulla mano sinistra, si tiene sempre il filo sulla mano destra, si riprende la maglia, si fa lo stesso lavoro, si riprende maglia nuova, si stringe bene sulla mano, si prende un'altra maglia, si mette qua, e in questo momento qua, quando ci troviamo con le due maglie sulla mano destra o sulla mano sinistra, dipende come finisce il vostro lavoro, abbiamo passato le due maglie, quindi una maglia per calare, per chiudere il nostro lavoro, solo si butta fuori dalla mano e si lascia libera. Si riprende il nostro filo sulla mano sinistra, perché io ho le maglie sulla mano sinistra. Se voi avete le maglie sulla mano destra, riprendete il filo sulla mano destra. Si riprende, si passa la maglia, abbiamo la maglia nuova, lo metto sulla mano destra, lasciando libero il filo, passando la maglia, prima maglia che ho sulla mano destra, lo ripasso fuori dalla mano. Riprendo l'altro filo con la mano dove ho le mie maglie. Ripasso un'altra maglia, prendo il filo con la maglia nuova, mi prendo la mia prima maglia che mi resta sulla mano, lo ripasso e lo lascio cadere. Riprendo il mio filo, riprendo la maglia dalla mano, ripasso, metto la maglia, mi stringo un po' il filo e prendo la mia prima maglia. Ok, vedete come si fanno dei nodini, così come si chiude il lavoro, si vede l'effetto quando si finisce il lavoro, come si fa la chiusura delle maglie ai ferri, così si fa anche qua, buttiamo sempre una maglia, si riprende sempre il filo, si stringe e si ributta la maglia. Si riprende il mio filo, lo riprendo sulla mano, prendo la mia maglia, metto qua e butto l'altra maglia. Vedete come si tiene ferma qua. Riprendo il filo, ributto qua la maglia tenendo la maglia nuova sempre in mano. Lo rimetto sulla mano libera e ributto l'altra maglia formata, cioè la prima maglia che mi trovo sempre qua. Avendo una maglia qua sulla mano libera, mi riprendo il filo sulla mano che ho il filo e maglie, nel mio caso mano sinistra. Prendo la maglia, tengo il mio filo del gomitolo, lo ripasso dentro, metto la maglia nuova formata, lascio via libero il filo, lo lascio, ripasso qua la maglia che avevo prima qua sulla mano, allora lo butta fuori, riprendo il mio filo, faccio lo stesso movimento per tutte le mie maglie. Ecco qua, questa è la nostra chiusura della nostra sciarpa. Sempre questo lavoro, riprendo il filo, mi butto via la maglia, riprendo il filo, vedete che è già abbastanza pesante. Riprendo la mia maglia, ributto via la maglia, riprendo il filo con la mia l'altra maglia, lo ributto qua, ributto la maglia. Con l'ultima maglia che mi rimane non mi resta che passare il filo, questo del gomitolo che mi resta, lo passo dentro, ho un'altra maglia e lo ripasso nuovamente.
Così formo un mio nodo. Dopo basta fare un altro nodo e la nostra sciarpa è finita. Allora vi dico io il mio risultato. Avevo 56 metri di filo. Allora a me mi è venuto, ho fatto 15 maglie e ho una riga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 righe. Questi qua sono le righe che io ho contato. Quindi sono 20 righe, 15 maglie e il nostro lavoro si presenta così. Ovviamente qua tagliate il filo che vi rimane, meglio che vi rimane che non arrivate alla fine. All'inizio del nostro lavoro, che abbiamo sempre il nostro pezzettino, che è qua, fatevi sempre un nodo, così state in tranquillità che la vostra maglia non si disfa. Dopo posso tagliare il mio filo che mi resta o passarlo sulle altre maglie. Io preferisco tagliarlo così non si osserva neanche. Questo è il mio inizio, questo è il mio risultato della sciarpa e questo è la fine, che ovviamente vado a tagliare il filo anche di qua. Se no, se lo volete passare, lo passate fra le maglie, però io dico sempre che in questo caso è meglio tagliarlo. Allora, una volta finita la nostra sciarpa, se desiderate e se vi piacciono le frange, potete mettervi anche voi a fare questi frangette, come le ho fatto io. Il filo che avanza, o se avete un altro gomitolo nuovo, nel mio caso ho preso una misura di 30 centimetri. Ho piegato a metà e così ho messo il filo senza misurarlo ogni volta, piegando sempre a metà. Ecco qua. Così arrotolo il filo intorno al dito e così faccio una volta alcune frangette, 4-5 frangette. Ecco qua, tengo qua con la mano ferma, qua dall'altra estremità dove era l'inizio del gomitolo, vado a tagliare questi fili. Allora, in questo modo avrò le mie quattro frangette che vado ad attaccarle. Allora, come li attacco? Io ho deciso che in ogni maglia farò una. Allora vado sempre a piegare a metà. Con la mia metà vado a infilare nella maglia. Dopo tiro così un cerchio e passo le due estremità dentro nel cerchio. Per dopo tirando e si forma questo nodino. Dopo io ho deciso di fare il nodo a ogni estremità del filo per sicurezza, visto che è acrilico. Ecco qua. Vi faccio mostrare un'altra. Allora, un'altra frangia che io sempre vado ad attaccarla nella mia maglia. Osservate che se qua la maglia a V, vado ad attaccarla qua. Sempre essendo piegata a metà, qua il nostro cerchietto vado a mettere dentro l'estremità dei fili. Ecco qua, stringo bene, faccio il nodo da una parte e dall'altra. Continuo così fino a finire le mie maglie. Se vi piace,
Io ho creato anche dei fiorellini che dopo vi mostrerò come si fanno e possiamo applicarli, visto che si abbina anche molto bene, o con il filo lasciato dal fiorellino, o se no, essendo tagliato il filo, si applica con un filo di nylon, quello è trasparente e non c'è nessun problema. Dove volete potete applicare qua e là un fiorellino, o sul bordo o anche direttamente sulla sciarpa.